Fare presto, intervenire prima che sia troppo tardi, sulla violenza di genere, su abusi sulle donne, contro la cultura della sopraffazione. E tante purtroppo sono le storie di cronaca piene di vicende in cui le denunce sembrano fare davvero poco davanti ad epiloghi drammatici, terribili e mortali. Sui territori c'è bisogno ancora di fare tanto, avviati da tempo percorsi di sostegno e supporto, ma la pena certa è una colonna per poter arginare un fenomeno che drammaticamente cresce e si insinua in tutte le pieghe della società. Spesso storie di donne accomunate da decine di denunce, da interventi, misure di protezione, ma purtroppo che diventano fatti di cronaca. Cosa resta da fare? Questo è l'interrogativo di tanti, insieme a come intervenire ulteriormente con atti più determinanti. Abbiamo una casa che è Vite di Giada, di cui fa parte anche il comune di San Marzano sul Sarno, servizi sociali che sono ben attivi sul territorio nel seguire tutte, insomma, le violenze, tutte aggressioni o tutte le situazioni di difficoltà familiari ed extrafamiliari, però c'è ancora molto da lavorare, perché dopo le denunce molto spesso, e lo dimostrano i vari femminicidi, il femminicidio di Battipaglia, i vari femminicidi che si verificano anche all'interno di famiglie che sono benestanti, quindi non è solamente una questione carattere sociale, di provenienza sociale, di estrazione sociale, anzi a volte delle violenze anche sui figli si verificano proprio insomma famiglie altolocate che, per la vergogna, come diciamo noi qui al sud, al meridione, pushkurn, chiudono in casa ciò che magari dovrebbero esternare ai professionisti, dovrebbero denunciare, dovrebbero andare, io dico sempre rivolgetevi agli psicologi, rivolgetevi a chi vi possa aiutare, rivolgetevi anche alle parrocchie, rivolgetevi alle istituzioni, rivolgetevi agli avvocati, fate in modo che queste violenze, perché l'aggressore fa sentire colpevole chi invece è la vittima, il carnefice fa sentire colpevole la vittima, quindi bisogna reagire e bisogna trovare sempre un punto di riferimento per farsi aiutare. Rivolgetevi in questo caso magari a un fratello, a una sorella, a un'amica, a una madrina di cresima, a chiunque, raccontate la vostra difficoltà, raccontate la vostra realtà, perché solamente attraverso ciò che voi dite, ciò che voi esponete, vi si può aiutare. Non chiudetevi, veramente ve lo dico con il cuore, le mamme, lo dico alle figlie che sono vittime di violenza per magari una storia particolare che stanno vivendo, lo dico a chi magari è vittima di violenza per la sua condizione di genere, non chiudetevi, non abbiate paura, non siete voi sbagliati, sono sbagliati gli altri che magari vi fanno considerate tali, e noi saremo presenti come istituzione sempre. Potete veramente mandare un messaggio, potete mandare una lettera anonima, basta un messaggio su Messenger e noi ci saremo. Questa è la verità che vi dico in questo momento e soprattutto la promessa che vi faccio.